chiama Biosfera ed è la nuova installazione che unisce arte, natura e tecnologia. L'opera, una sfera di 4 metri di diametro e composta da oltre 2 milioni di LED, collocata in Piazza del Popolo a Pesaro, è un unicum nel panorama nazionale. Un oggetto animato da contenuti visivi e sonori, generati attraverso sistemi di intelligenza artificiale e complesse interazioni in tempo reale con il pubblico. Un oggetto iconico che diventa il nostro albero della vita, come è stato ad Expo, che produrrà ogni giorno degli spettacoli audioluce e rappresenterà innanzitutto il pianeta da salvare. Sabato alle ore 18 sarà una grandissima giornata, un'altra grande giornata dopo quella inaugurale, perché questa sfera è un investimento, lo vedremo sabato, poi lo vedremo tutti i giorni in piazza per tutto il 2024 e alla fine dovremo decidere quale sarà il luogo della città dove metterla definitivamente, quindi anche un grande investimento tecnologico e in qualche modo culturale, perché diventa la nostra scultura digitale. La sfera è un'opera viva in dialogo con la città e la collettività, che si prefigge di creare un luogo di aggregazione, promozione culturale e tecnologica attraverso contenuti audiovisivi che combinano arte, scienza, patrimonio culturale, ma anche storia e innovazione. Come nasce un'idea così particolare? Nasce dall'idea che ho avuto di provare a pensare il nostro albero della vita. Chiunque di noi è andato a Milano durante Expo ha fatto una foto davanti all'albero della vita, quello era diventato il simbolo di Expo e al tempo stesso un'attrazione dal punto di vista culturale dello spettacolo audio-video. Ragionando su questo, Vimini ha avuto l'idea della sfera, perché la sfera per noi è la sfera di Pomodoro, è la biosfera, è il sole che tramonta sul mare, sono una serie di concetti che abbiamo voluto tenere insieme e poi, grazie a un lavoro che abbiamo fatto di livello europeo, abbiamo incrociato questi due ragazzi bravissimi che lavoravano a Londra e tra i vari progetti che ci sono arrivati abbiamo scelto questo e grazie a Francesca Frenquellucci e alla dottoressa Maggiulli siamo riusciti a utilizzare le risorse vinte con il bando del Ministero dell'Attività Economica per la Casa delle Tecnologie Emergenti. Tanti i contenuti che la biosfera offrirà a cittadini e turisti. I contenuti saranno principalmente di tre tipi, uno che mostrerà le bellezze di Pesaro, in particolare 24, e il secondo contributo è quello di data visualization e di climate change, e il terzo contenuto, quello più importante, sarà una vera e propria opera d'arte e una scultura interattiva dove il pubblico, avvicinandosi, plasma questa scultura e riceve anche un feedback sonoro interattivo. La convergenza di mezzi digitali, avanzate tecnologie e ricerche artistiche la rendono un elemento visivo e scultoreo attorno al quale vivere Piazza del Popolo a 360 gradi. Non vi è uno sguardo preferenziale o privilegiato da cui osservare la biosfera, i punti di vista sono plurimi e molteplici. Dal punto di vista tecnico, come funzionerà la biosfera? La biosfera è una struttura molto complessa perché si tratta di utilizzare dei LED e renderli, diciamo, sferici, quindi creare questa curvatura, che ha una curvatura di 4 metri, in questo caso diametro 4 metri, sono 2,5 milioni di LED, i LED sono montati su dei pannelli, in totale sono circa 1200 pannelli, 22.000 viti, sono fissate a un telaio sferico, sempre quello in acciaio, strutturale, e poi montato un basamento. Il basamento funziona non solo come supporto, ma anche contiene tutti quelli che sono gli impianti di alimentazione, raffreddamento e anche la gestione di tutti gli impianti server che gestiscono la raccolta e l'analisi dati in tempo reale. Quindi questo è il primo progetto a livello europeo di questa scala outdoor, dove possiamo visualizzare in real time dati e ci sono anche una serie di sensori che permettono di, appunto, utilizzare quello che è l'ambiente circostante, raccogliere informazioni e automaticamente deformare e monitorare quelli che sono i contenuti.